Venice Champions Trophy giunto alla sua seconda edizione con i detentori della prima edizione, cioè i piccoli bambini del Benfica che giocano la prima partita della prima giornata contro il Paris Saint-Germain. Benfica che parte meglio con il tentativo dalla distanza di Gonzalo Moreira, l'anno scorso il miglior giocatore capocannoniere di questo torneo. Poi però sale il Paris Saint-Germain che trova il gol del vantaggio grazie a Ouvré, con il sinistro passa sotto le gambe di Miguel Vieira, nulla da fare per il portiere del Benfica e vantaggio per il Paris Saint-Germain al settimo minuto grazie a Ouvré, il numero 3, segna così, eccola qua l'inquadratura, il replay dietro la porta, sotto le gambe di Vieira ancora una volta, la bella conclusione potente e precisa da parte di Ouvré. Molto meglio il Paris Saint-Germain nel primo tempo, un po' sorpresa forse dalla forza dei parigini il Benfica. Guardate qui, dribbling di Suola di Pietr, dribbling su Vieira e poi gol a porta vuota, davvero stupendo il gol di Pietr Lenny, probabilmente il gol più bello di questa mattinata. Eccolo qua, Suola e poi gol facile a porta vuota, messo a sedere Vieira. Si sveglia però poi il Benfica già nel finale primo tempo, alla grande occasione qui con Olivio Leonardo che però spreca alzando sopra la traversa l'ottimo assist di Gonzalo Moreira che qui va a prendersi il calcio di rigore sul retropassaggio non perfetto da parte della difesa del Paris Saint-Germain con il portiere Douglet che entra sul giocatore maglia numero 10 che poi dal dischetto spiazza lo stesso Maxime Douglet e allora accorcia le distanze il Benfica con il gol su rigore di Gonzalo Moreira, poi protagonista ancora Gonzalo Moreira con questo controllo di petto in area di rigore, prova a tirare, Douglet respinge, tapin vincente da parte di Leandro Martins per il 2-2, partita infinita, partita bellissima quella tra Benfica e Paris Saint-Germain. Martins segna il gol del 2-2, poi Diego si inventa questo assist perfetto per Martin Ferreira che fa 3-2, allora il Benfica guadagna i primi tre punti in questo gruppo A. Ecco qui la giocata pazzesca del capitano Diego e il gol molto bello anche da parte di Martin Ferreira, finisce 3-2 per il Benfica sul Paris Saint-Germain.